Ciao ragazze, oggi nuovo video mini haul. Anche se ho fatto pochi acquistini, ci tenevo a mostrarveli proprio per parlarvi di questo negozio che si chiama La Maison de la Mode, che si trova ad Aversa via Roma. Io già la seguivo prima di acquistare qualcosa, già la seguivo prima, giù nell'info box vi lascio il link della loro pagina Facebook e vedevo che oltre a vendere i soliti marchi come Essence e Catrice, rivendono anche la Makeup Revolution, Sobio, Benecos, Nabla, Neve Cosmetics, appunto prodotti che non vengono rivenduti nei negozi ma solo online e io odio acquistare online. Quindi ho acquistato qualcosa e adesso vi mostro. Allora, ho preso questa cipria qui della Essence Linea Pure Skin Anti Spot, questo colore qui. Tutti i prodotti non li ho utilizzati proprio per mostrarveli e per mostrarveli intatti, a parte questo lip gloss che a quanto pare è della Makeup Revolution, è il colore More Than I Could Give, eccolo qui. Dico a quanto pare perché doveva essere una tinta labbra, però è molto lucido, non si secca, ce l'ho già da un quarto d'ora e non si è seccato, quindi credo che sia più un lip gloss. E questo è il colore, molto molto carino, devo dire la verità, molto portabile, anche se mi aspettavo una tinta, però il colore è davvero molto carino. Non vi faccio lo swatch perché ce l'ho sulle labbra. Sempre nella Makeup Revolution ho preso questo ombrettino qui della Mono Eyeshadow, si chiama Pure, è questo colore qui, è un marrone freddo. Io stavo cercando una terra fredda che non fosse calda né con glitterini, proprio per fare il contouring, e questo è perfetto, ce l'ho indosso adesso, non utilizzo la terra ma questo ombretto qui, è davvero molto molto carino e si sfuma davvero tanto bene ed è super freddo e costa pochissimo. Purtroppo, ahimè, dimenticai lo scontrino sulla cassa, quindi adesso i prezzi non li so dire, però mi ricordo che questo ombretto era scontato e costava 1,50 euro. Per 1,50 euro ho acquistato una terra formidabile, bellissima. Poi ho acquistato questa matita labbra della Coste, eccola qui, numero 81. La Coste è un marchio non tanto risaputo, non tanto pubblicizzato purtroppo, perché ho acquistato qualcosina di questa linea e mi è piaciuta davvero tanto, come la matita nera per gli occhi, la mia preferita è quella e costa pochissimo. Questo, vi faccio lo swatch, eccolo qui. È un rosa carne e ancora la devo utilizzare, quindi non so come risulti sulle labbra. Questo, arriviamo a pezzo forte, questo negozio appunto ha detto che rivende anche prodotti della Nabla e quindi io sono andata anche per richiedere questo ombretto qui che si chiama Fahrenheit ed è uscito con l'edizione limitata che si chiama Artica. È un colore molto molto particolare. Per chi non conoscesse, Nabla è un marchio inventato da un youtuber, Mr. Daniel Makeup, e sono prodotti senza siliconi, parabeni, mineral oil, PEG, eccetera, eccetera, senza queste schifezze. E quando ho visto questo ombretto me ne sono follemente innamorata, perché è questo rosso mattone opaco, molto molto carino, perché io adoro i rossi per le sfumature sugli occhi, solo che è un ombretto, a quanto pare il pigmento rosso è molto particolare da trattare e quindi è anche molto facile che una persona sia allergica. Infatti qualcuno, qualche ombretto rosso a me pizzicava, mi bruciava sulla palpebra. Questo non credo, perché sono tutti prodotti a un inci ottimo, quindi non credo che sia ipoallergenico. E vi faccio lo swatch, eccolo qui, è bellissimo sull'occhio, non so come risulta. Magari se mi seguite su, è questo lo swatch,
Se mi seguite su Instagram, spesso faccio, pubblico le foto dei miei trucchi. Giù nell'info box vi lascio il mio nome di Instagram, ma lo scrivo, cerco di scriverlo anche qui in sovrimpressione. Poi la ragazza è stata così gentile da darmi tre campioncini omaggio, e sono tre ombrettini della Essence. C'è questo rosa glitterato molto luminoso. Eccolo qui. Poi della linea Metal Glam Eyeshadow, questi due ombrettini 07 Golden Up e questo oro molto luminoso. Eccolo qui. E il 01 Jewel Up d'Ocean. Questo è spettacolare, questo ombretto. Eccolo qui. Sono molto, tutti e tre molto luminosi. E devo provare assolutamente a fare qualche trucco con questi prodotti. Guardate, questo blu quanto è bello. Bellissimo. E insomma, questi sono i prodotti che ho acquistato. Fatemi sapere se vi può interessare una recensione su prodotti Nabla o Bene, Coso, Sobio, visto che adesso so dove reperirli. Magari ci faccio una capatina e acquisto qualcosa. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!